al 14esimo episodio dello Skyblock. Come detto nella puntata precedente, oggi avevo intenzione di far accoppiare le nostre pecorelle che sono là e non le state vedendo. Oddio, c'è anche un ragno. Eccole là. Quindi vado a prendere il grano. Oh, ne abbiamo ben 10. Qui abbiamo visto che c'è un ragno, quindi tanto vale ammazzare anche questo. Iniziamo già male. Ok, cordicella. No, solo esperienza, che palle. Vuoi scappare, eh? Bang. Non sei andata da nessuna parte. Allora, vediamo un po', non si vede un tubo con tutta questa erba alta. Oh, ce l'hai con me? Beh sì, c'ho anche il grano, c'hai pure ragione. Urco Giuda, vogliamo l'agnellino. Eccolo qua, ciao piccolo. Che carino che sei. Lì c'è un coniglio, che figata. Questo obiettivo l'abbiamo completato, quindi avremo altre pecorelle e insomma la produzione di lana si avvierà pian piano. Inoltre ragazzi, ho fatto delle piccole modifiche alla nostra casa. Allora, innanzitutto parto col dirvi che c'è un doppio strato. Perché questo? Beh, perché avevo paura che nel caso magari toglievo un cubo e ne mettevo un altro, avrei rischiato di cadere nel vuoto. Quindi mi sono detta, prendo l'acqua, la metto a forma di cascata, sapete, la faccio scendere da una parte, vado sotto a tutta la piattaforma di mattoni, di pietra, e metto la cobblestone. Qui invece ho tolto qualche asse e ho posizionato questa staccionata, così come se fosse un supporto. Da quest'altra parte, qui, ho messo solo assi. Non ho lasciato libero come avevo intenzione di fare nella puntata scorsa, perché il risultato non era un granché. Poi, sotto questa neve vi dico che ho alzato di un cubo tutto il futuro soffitto, ecco. Perché vi ricordate che nella puntata scorsa avevo detto che secondo me il soffitto sarebbe stato troppo basso, perché c'era una differenza di mezza lastra, di una lastra dalla testa al futuro soffitto. Quindi mi sono detta, Lari, approfittiamone e facciamo un'altra fila. Facciamo un'altra fila di mattoni di pietra, che è questa. Ecco qua. Poi altre novità, ragazzi, non ci sono. Vabbè, ho sostituito appunto il pavimento che era precedentemente mattoni di pietra con queste assi di betulla. Quindi più o meno siamo sempre allo stesso punto della puntata scorsa. Adesso direi di metterci subito all'opera, quindi vado a prendere tutti i cubi che ci servono per la costruzione. Tra l'altro avevo pensato che qui davanti avrei voluto anche magari piazzare delle foglie o qualcosa, perché lasciarlo così tutto grigio non è una buona idea, è abbastanza triste come entrata nella casa, ecco. Quindi pensavo che magari se avessi la fortuna di raccogliere ancora un lingotto di ferro potrei fare le cesoie. Per adesso ne ho solo uno, quindi magari, boh, se la fortuna sarà dalla nostra parte potrei appunto fare queste dannate cesoie. Ora, vediamo un secondo come potremmo procedere. Dovrei magari allargare da questa parte e qui continuo forse fino a questo punto, anzi fino a qua, per essere in parallelo. Completo questo muro, ma non credo di riuscirci. Vediamo, prendiamo un attimo delle assi, così ci facciamo un supporto dove alzarci. E qui ci sarà appunto il nostro salotto. Sarà abbastanza carina come entrata perché entriamo, qui ci sarà magari un divano fatto di scalini, vediamo un po' in seguito, mentre qua ci sarà l'open space verso la cucina. Adesso completiamo la cucina. La casa probabilmente verrà un po' piatta, nel senso che i muri saranno proprio dritti, senza nessuna deviazione a destra o a sinistra. Quindi magari non sarà proprio il massimo, però è tutto quello che io posso fare per adesso. Poi, magari più avanti, con più materiali e più tempo, potremmo appunto aggiustare tutta la nostra casetta. Ora non ci resta che vedere un attimo dove poter piazzare le future finestre di questo piano. Secondo me ci potrebbe stare da questa parte. Adesso non mi resta che fare delle lastre o cubi, non so quali utilizzare, forse è meglio utilizzare i cubi per il soffitto. Ok, finalmente anche il nostro soffitto è completo. Purtroppo qua ho sbagliato a prendere le misure, vedete che la finestra è troppo vicina al soffitto, quindi aggiusto mettendo un'altra fila di mattoni di pietra. Volevo controllare, ragazzi, come sta procedendo la crescita della pecorella. Oh, abbiamo due coniglietti, ragazzi! Che figata! Allora, abbiamo anche la terza pecora grande. Vado a prendere il grano e vedo un secondo se possiamo già farla accoppiare. Altra pecorella in arrivo, o no? Sì, eccola qua! Ciao, piccola! Quando veramente si hanno due pecore, ormai l'allevamento procede, che è una meraviglia.
E soprattutto è una cosa molto importante nello skyblock. Non ci resta che procedere anche con la creazione del secondo piano, che bene o male manterrà la stessa forma del piano sotto. Andiamo al piano superiore, ok? Potremmo partire esattamente da questo punto. Ecco ragazzi, sono riuscita finalmente a fare anche il secondo piano. E ora non mi resta che realizzare anche il terrazzo, tutto intorno alla nostra casa. Quindi cerchiamo di trasformare queste assi in lastre. Facciamone veramente tante perché me ne servono un casino. Ok, proviamo il primo tentativo con 36 lastre, vediamo se ce ne bastano. Per ora concludo il terrazzo qua, perché non ha senso andare anche dietro, perché non ho niente da sorvegliare, quindi ci fermiamo proprio in questo punto. Adesso proseguo anche dall'altra parte. Adesso non mi rimane che completare anche il tetto del secondo piano. Secondo me potremmo tranquillamente farlo con queste assi di betulla. Ok ragazzi, ho messo anche il soffitto e vedete che è molto più chiaro e abbellisce di più secondo me tutta la stanza. Adesso prendo un attimo il piccone e dov'è quello di pietra? No, solo questo di legno perché l'altro di pietra mi si era distrutto durante la farm di cobblestone. Me ne ero dimenticata. Quindi potremmo fare una bella finestrona qua, così da osservare i mob che si staranno spawnando in questa notte. Ne facciamo un'altra qua. Farei comunque un'altra finestra a sinistra, quindi in questo punto. Pensavo comunque di cercare di utilizzare gli scalini come ho fatto qua. Vedete che se fosse stato solo cubi sarebbe stata appunto una casa troppo piatta. Invece guardate un attimo come migliora utilizzando gli scalini. Ok ragazzi, ho trasformato questi 32 scalini e adesso non mi rimane che capire dove sostituirli. Potremmo metterli nel perimetro inferiore. Vedete come ho fatto anche qua di sotto. Quindi togliamo questi cubi. Vediamo un attimo che risultato potremmo avere. Sì, è molto meglio decisamente. Adesso facciamo la stessa cosa anche da quest'altra parte. Purtroppo però si vede questo pavimento in legno. Per adesso però non ci posso fare niente, magari lo sostituirò solo proprio qua sotto gli scalini con dei mattoni di pietra. Voglio provare a fare la stessa cosa anche qua sopra. Qui voi due vi togliete e vi posiziono al contrario. Ok, non mi resta ora che fare anche il tetto. Quindi il tetto ve lo risparmio e lo faccio da sola subito. Ok ragazzi, dopo un casino di abbattimento di alberi, fai assi, fai quello, trasforma in scalini, un casino insomma di cose, finalmente sono riuscita a fare anche il tetto. La casa ormai direi che al 90% è completata, manca solo arredarla, aggiungere poi i pannelli di vetro che arriveranno molto più avanti e poi appunto anche le foglie, insomma delle piccole decorazioni ci servono per forza, se no vedete che rimane un po' triste. Adesso ho intenzione di spostare tutte queste cose nella nostra casona, quindi ripongo tutto questo nel nostro inventario. Li metto un po' alla babbo perché non ho voglia adesso di stare qui a fare tutta la raccolta differenziata, ecco. Il letto lo metto qua. Ne voglio mettere appunto un altro secondo perché ci serve un letto matrimoniale, ragazzi. Non si può non avere un letto matrimoniale in questa casa. Ora vado a prendere anche le casse. Adesso non mi resta che andare a prendere il grano, che in teoria le ho nelle casse, spero. Ecco qua il nostro grano. E andiamo un attimo a far accoppiare quella brutta gentaglia che abbiamo nell'allevamento. Tra l'altro c'è un ragno. E io vado di piccone, vado, capite? Vado di piccone io. Ok, morto e niente cordicella. Che cosa strana. Ciao, bella gente. Oh, tra l'altro c'è un coniglio che si è accoppiato con una mucca. Va bene. Un altro coniglietto, un altro. Ah, che bella cosa, gli animali. Ciao, che patatini. Ciao, piccolino. Oh, che bella cosa. Ok ragazzi, direi che per questa puntata è tutto. Abbiamo fatto gli obiettivi che io mi ero proposta nella puntata scorsa. La fame sta scendendo, quindi mi devo sbrigare a concludere e a mangiare qualcosa. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo nella prossima, in cui faremo anche in quella tantissime cose. Quindi, ciao!